Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura, ci occupiamo della visita a Teramo del Ministro della Salute Roberto Speranza, che questa mattina ha inaugurato il nuovo hub vaccinale presso l'Università di Teramo. E noi andiamo proprio in diretta, da Teramo, dove, ha seguito, la giornata la nostra Tania Bonici Castelli, che saluto e ringrazio, così come saluto e ringrazio il magnifico rettore dell'Università Città di Sempre. Teramo, Dino Mastrocola. Linea a te, Tania. Buongiorno a tutti i telespettatori di TV6, a te Alfredo. Noi siamo in diretta dall'Università degli Studi di Teramo e diciamolo subito, l'Ateneo Teramano diventa da oggi un importantissimo centro vaccinale universitario, uno tra i più grandi in Italia. A inaugurare questo hub vaccinale così importante è intervenuto proprio il Ministro della Salute Roberto Speranza, il quale è arrivato a Teramo prima in Giulianova. In provincia di Teramo, volevo dire, prima Giulianova ha visitato la piccola Opera Caritas, poi si è recato all'ospedale Mazzini, al terzo lotto Covid, ha proseguito la sua visita all'istituto zooprofilattico ed è arrivato puntualissimo qui all'università alle 12:20. È rimasto particolarmente colpito da questa struttura che è ampia, si estende nel secondo livello del plesso d'annunzio del campus universitario, prevede 16 linee vaccinali e si prevede che si possano vaccinare fino a 3.800 persone al giorno, 7 giorni su 7, quindi pensate che cosa importante. E al termine della sua visita il ministro Speranza ha rilasciato queste dichiarazioni che vediamo subito. Davvero, quando mi è stato detto che si apriva un hub così importante, così strategico all'università, ho pensato che fosse proprio il segnale giusto e che meritasse la presenza del governo del nostro paese e del ministro della Salute. E credo che simbolicamente sia molto forte l'idea di portare la campagna di vaccinazione dentro un'università, perché l'università è l'idea del futuro e quindi questa dimensione di futuro si incrocia con la campagna di vaccinazione. E siamo in una fase cruciale perché abbiamo superato le 15 milioni di dosi somministrate, andiamo a una velocità di circa 1 milione di dosi ogni 3 giorni e accelereremo ancora nei prossimi giorni. Io penso che nelle prossime settimane le due parole guida devono essere fiducia e prudenza. Dobbiamo declinarle assieme, fiducia perché abbiamo finalmente gli strumenti per uscire da questa stagione, ma ancora prudenza perché il Covid è presente, c'è una circolazione significativa, tante persone sono ancora in terapia intensiva in area medica. Io penso che abbiamo bisogno di un grande patto paese in cui tutti insieme si rimette al centro la questione salute e si costruisce la prima mattonella su cui far ripartire davvero l'Italia. E allora queste le parole del ministro Speranza. Tania, il ministro ha posto, l'accento proprio sul luogo dove si trova questo hub vaccinale, è quasi un simbolo, quasi come voglia essere un simbolo a livello nazionale, della ripartenza di questo paese che noi speriamo a breve possa tornare alla normalità. Linea ancora a te. Infatti, Alfredo, ti voglio dire che la disponibilità che l'Università di Teramo ha dato all'ASL, mettendo a disposizione questo centro, questo campus universitario, darà un impulso notevole alla vaccinazione, di massa sul nostro territorio. Pensate che solo oggi si sono prenotate 900 persone over 50 che si stanno vaccinando proprio in questo momento. Quindi una sinergia tra istituzioni che renderà tutto più semplice e più veloce. Non ci sarà però solamente l'università in provincia di Teramo, ci sono anche altre 4 sedi a Montefino, ad Atri, a Colonnella e a Giulianova. Queste sedi distano tra di loro solo 1 ora di macchina, quindi molto semplice per i cittadini arrivarci che potranno scegliere il luogo e l'ora dove vaccinarsi. Noi siamo in compagnia con il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola. Beh, oggi è stata veramente una giornata importante. È un grande riconoscimento al lavoro che sì l'ASL, ma anche l'università sta facendo.
Sì, grazie per queste parole. Devo dire che il coronamento di un impegno che avevamo preso con la ASL, anche con il Comune, con la Regione, quella di realizzare se non il più grande, uno dei più grandi hub vaccinali universitari a livello nazionale. Ma questo perché? Non semplicemente dando a disposizione dei locali. L'Università di Teramo vuole partecipare attivamente, quindi ci saranno dei volontari, dei nostri studenti, il personale e cerchiamo anche di realizzare un ambiente accogliente per le persone, quindi ci saranno degli spazi musicali, quindi vogliamo che la vaccinazione sia una bella cosa, un bel momento. Perché vaccinare all'interno di una università? Ma perché sì, perché sarebbe strano il contrario. L'università non è soltanto didattica e ricerca, l'università è terza missione, è interazione con il territorio, è solidarietà, quindi se accelerando la campagna vaccinale noi contribuiamo a salvare anche una sola vita umana, io sono la persona più felice. Rettore, lei però ha poi un sogno, cioè quello di vaccinare tutti gli studenti di UNITE. Assolutamente un sogno importante che però dovrebbe veramente diventare realtà, si dovrebbe concretizzare entro settembre all'interno della campagna vaccinale predisposta dal governo e quindi eseguita poi a livello regionale, perché se rispettiamo i tempi anche grazie al lab di Teramo, grazie all'organizzazione della provincia, insomma molto probabilmente riusciremo a rispettare. Quindi i nostri studenti potranno essere vaccinati per poi a tornare in presenza con il primo semestre dell'anno accademico 21-22 senza, speriamo, bloccarci di nuovo. Dottore, vogliamo descrivere un po' il percorso che fa il cittadino quando arriva a Costa Sant'Agostino per vaccinarsi? Sì, allora ci sono due ingressi, c'è un ingresso, come dire, quello monumentale, quindi dallo scalone dell'università c'è poi un percorso indicato, incontra dei volontari che distribuiscono i moduli da compilare oppure raccolgono i moduli compilati. Nell'atrio c'è una prima zona di sosta e in questa fase viene consegnato anche un numero, ci sono dei monitor che indicano quando un certo lotto di numeri può entrare all'interno del corridoio, quindi indicando la zona, indicando l'aula, quindi il cittadino quando compare il suo numero si avvicina alla zona e individua immediatamente l'aula con il punto vaccinale dove si deve vaccinare. Lì ci sono sempre delle sedie per delle attese momentanee, poi si sposta di fronte alla postazione vaccinale, viene vaccinato e si ferma all'interno dell'aula in una zona separata per 15 minuti per aspettare che il vaccino in qualche modo entri in circolo e quindi che non ci siano delle controindicazioni, e poi esce da una porta laterale in modo tale che non ci sia sovrapposizione di flussi. Ovviamente c'è un centro ristoro, c'è la possibilità di ascoltare la musica, c'è la radio dell'università, quindi insomma chi vuole dopo la vaccinazione si può fermare negli spazi ampi del campus universitario. Insomma, un momento piacevole. Noi abbiamo visto in campo Protezione Civile, Esercito, Croce Rossa, insomma tutta l'organizzazione massima è possibile. Sì, un'organizzazione veramente sinergica, come diceva giustamente prima, quindi tra istituzioni. Consentitemi di ringraziare il personale dell'Università di Teramo. Ho fatto un sopralluogo ieri sera alle 19:30, stavano ancora lavorando, quindi grazie di cuore all'ufficio tecnico, al centro informatico e alla Fondazione Unite. Veramente non è un impegno del rettore, è un impegno dell'intera università, ma per tornare ad essere veramente tale, una comunità viva e pulsante come siamo sempre stati, con i nostri studenti al nostro fianco. Alfredo, qualche domanda al rettore dallo studio? Sì, spesso si è criticata l'università
E io ricordo anche nella scorsa campagna elettorale, per una certa lontananza, distanza dalla città di Teramo, ma insomma dalla vita della città di Teramo e non solo della provincia, ma anche dell'intera regione. E invece in questo caso mi sembra che quale migliore esempio, insomma, per cui l'università torna al centro della scena. Diceva il collega che l'università torna al centro della scena delle istituzioni cittadine, è stata un po' criticata la lontananza dell'università negli scorsi anni, invece mi pare che adesso l'università torni ad essere protagonista. Ma, è il nostro obiettivo, insomma, l'abbiamo detto prima, insomma, un'università che sta su una turris eburnea non ha modo di essere, un'università integrata con il proprio territorio, ovviamente ha uno sguardo internazionale, ma è pienamente integrata con il proprio territorio e non si limita a fornire didattica e ricerca, ma interagisce anche per finalità sociali con il proprio territorio, e noi non ci sottrarremo mai a ciò. Lo possiamo fare perché tutti quelli di Unite sono delle persone meravigliose. È vero, questo lo posso confermare. Grazie Rettore. Grazie. Orgoglioso ovviamente della visita del Ministro Speranza, il Direttore Generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, a benedire l'hub vaccinale il Vescovo di Teramo, Don Lorenzo Leuzzi, che ha avuto un grosso ruolo, un ruolo importante nell'organizzazione della visita del Ministro Speranza qui a Teramo, presente Marsilio, l'assessore Verì, presente anche il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ha promesso che nessuno resterà da solo in questo momento di vaccinazione di massa e ha promesso come comune di raddoppiare il trasporto pubblico urbano proprio per portare i cittadini più facilmente qui a Coste Sant'Agostino. Anzi, c'è anche un bus rosa che si chiama Primula e che trasporterà gratuitamente le persone che si vorranno vaccinare all'Università di Teramo. Insomma, una sinergia di istituzioni che, possiamo dirlo, è una grande dimostrazione di educazione civica. Dall'Università degli Studi di Teramo è tutto, io restituisco la linea. Grazie, grazie a Tania Bonici Castelli, grazie soprattutto anche al rettore, al magnifico rettore di Mastro Cola. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale e adesso parliamo di cronaca, purtroppo, che ci porta a Lanciano. Ci sarebbero futili motivi alla base della lite che è degenerata ieri sera nella città frentana in una sparatoria che ha visto il ferimento in modo gravissimo di un ragazzo di 29 anni di origini albanesi ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. Un altro ragazzo di 23 anni invece è ricoverato all'ospedale di Lanciano per un colpo ricevuto alla testa. I carabinieri del nucleo operativo di Chieti e delle compagnie di Lanciano e Ortona hanno arrestato 4 persone con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi in concorso. Si tratta di Florence Curti, 25 anni, di Altino, Altin Poiana, 39 anni, residente a Fossacesia, Behar Gioca, 22enne, anch'egli di Altino, così come di Altino è Amarildo Ferco, 23 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ieri sera attorno alle 20 nella zona industriale di Lanciano, i 4 arrestati hanno atteso l'arrivo di altrettanti connazionali per discutere di un diverbio che in realtà era nato nel centro di Lanciano lungo Corso Trento e Trieste. Dalle parole di uno dei 4 uno dei 4 è passato ai fatti estraendo una pistola calibro 38 e colpendo alle spalle il 29enne che stava tentando la fuga. Dopo l'arrivo dei carabinieri e quello dei sanitari del 118, lo stesso è stato poi trasportato a Pescara e operato d'urgenza, rischia la paralisi. L'altro ferito è stato colpito alla testa con un bastone prima che gli aggressori si dessero alla fuga. Le sue condizioni però non destano preoccupazione. Tra 3 sono stati fermati ieri sera subito dopo la aggressione a Fossacesia, tra loro anche colui che avrebbe sparato. Il 4 uomo invece è stato rintracciato dai carabinieri ad Altino. Andiamo avanti ora e andiamo a Chieti, rinnovati i vertici del Teatro Marrucino. Giustino Angeloni è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione. Per noi è andato alla conferenza stampa Paolo Renzetti.
Giustino Angeloni è il nuovo presidente del CDA del Teatro Marrucino. Angeloni, possiamo dire un ritorno al passato? Grazie, sì, un ritorno al passato prima di tutto perché è un ritorno per me, che sono stato molto tempo fuori da Chieti. Al passato perché intendo rivalorizzare nella mia presidenza, se ci riesco ovviamente, tutto ciò che il Teatro Marrucino era nella storia e nella vita di tutti i giorni di Chieti. Il concetto secondo cui al teatro si va soltanto per vedere l'opera lirica bellissima, che in ogni caso faremo, o l'attore di grido che viene a recitare, deve essere sfatato. Questo è un monumento, vero, ma a disposizione della città e di tutte quante le sue esigenze. Bisogna, come si suol dire qui da noi in Abruzzo, farsi camminare la testa, perché la verità è che i fondi ci sarebbero, ci sono i fondi nazionali, ci sono fondi europei, ci sono fondi anche addirittura extraeuropei che fondazioni americane per esempio mettono a disposizione. Bisogna essere molto bravi ad intercettarli e bisogna essere bravi nella progettazione di tutte quante le attività che si vogliono fare e poi soprattutto nella loro rendicontazione. Se diventeremo bravi in questo, i fondi non mancheranno. Parte una nuova era per il Teatro Marrucino, si punta ad un ulteriore rilancio della struttura, ma si guarda anche alla riapertura del Supercinema. Programmi ambiziosi? Assolutamente sì, si lavora, sicuramente si lavorerà nel solco di quanto già fatto in questi anni, ottimamente dalla scorsa consiliatura, e quindi il mio ringraziamento e il mio saluto anche al presidente uscente Sicari. Dicevo, sicuramente si ambisce un'ulteriore affermazione di questo teatro a livello nazionale. Ricordiamo, un teatro lirico, l'unico teatro lirico d'Abruzzo, teatro di tradizione tra i pochissimi italiani a livello nazionale, anche puntando come cabina di regia per questa deputazione al Supercinema, alla Civitella per una programmazione estiva, insomma progetti molto ambiziosi. Adesso proseguiamo restando a Chieti, perché uno dei settori più colpiti dalla pandemia, il commercio, adesso si appresta a tornare in pista con le riaperture e il calendario dei prossimi mesi deciso dal governo a partire dal 26 di aprile, e il Comune di Chieti con l'assessorato al commercio e al lavoro per sostenere il settore. Sentiamo. Assessore, dal 26 aprile riapriranno molte attività, si tornerà ad una quasi normalità per quanto riguarda il commercio, ma non solo. Nel nostro paese, in Abruzzo, parliamo di Chieti in questo caso, state già pensando a questa seconda fase, se così la possiamo definire? Assolutamente sì, un momento assai importante, noi stiamo lavorando proprio per questa data da tempo, siamo felici che sia arrivata, abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative, per esempio Famiglie e Commercio, con la quale già stiamo erogando le prime 53.000 euro sotto forma di buoni acquisti a favore della categoria e degli esercizi commerciali della città. Abbiamo riaperto i termini per arrivare poi alla cifra complessiva di 100.000 euro. E poi insieme alla categoria abbiamo costruito un'iniziativa che è una vera e propria fidelity card del commercio cittadino, che darà servizi alla cittadinanza, che formulerà anche delle promozioni e che soprattutto avrà l'obiettivo di riavvicinare la cittadinanza agli esercizi commerciali cittadini. Perché un altro problema, oltre chiaramente a quello sanitario di questa pandemia, è stata quella di aver fatto proliferare l'acquisto online a scapito del commercio di vicinato. Noi questo non lo possiamo permettere, dobbiamo riportare le persone a comprare in città, da qui l'hashtag #comprateatino. Anche se è ancora un po' presto, state già pensando a delle iniziative per l'estate, anche per riportare il turismo nella città di Chieti? Se le condizioni lo consentiranno, certamente sì, insieme al nostro sindaco, insieme al vice sindaco De Cesare, che ha la delega anche al turismo, e agli eventi, stiamo ragionando proprio su una serie di iniziative che possano portare al contempo le persone a visitare la città, a vivere la città e chiaramente, per quello che riguarda il commercio, a comprare in città. Abbiamo su questo riscontrato una vicinanza da parte della categoria e noi sin dal nostro insediamento abbiamo costruito un tavolo del commercio che ha proprio questo obiettivo. E adesso voltiamo pagina per occuparci di sport e partiamo dalla Serie B, perché nella giornata di ieri c'è stato un consiglio di Lega straordinario che ha deciso uno stop al campionato. E allora, con l'aiuto della grafica, andiamo a vedere insieme
come è stato ridisegnato il finale del campionato cadetto. La 16ª giornata si disputerà sabato 1 maggio, poi a seguire la 17ª martedì 4, la 18ª giornata venerdì 7 e poi la 19ª giornata lunedì 10 maggio. Il turno preliminare dei playoff si giocherà a seguire, tutto molto compresso, il 13 maggio e poi le semifinali di andata e ritorno rispettivamente il 17 e il 20, per chiudere con le finali, le due partite di andata e ritorno, domenica 23 maggio e giovedì 27 di maggio. Per quanto riguarda invece i play-out, che speriamo possano interessare il Pescara, andata e ritorno si giocheranno sabato 15 maggio e poi venerdì 21 di maggio. Ma andiamo a vedere anche, sempre con la grafica, come è stato ridisegnato il calendario delle prossime partite del Pescara. Sapete, c'è stato lo stop a causa del focolaio Covid all'interno del gruppo squadra. E allora il recupero farà Pescara Entella, la partita non disputata sabato si giocherà il 27 di aprile, martedì 27. Poi, come da calendario, si riprende con Cosenza Pescara sabato 1 maggio, a seguire Pescara Reggiana, Cremonese Pescara e Pescara Salernitana. Questo quanto deciso dal Consiglio di Lega e che riguarda anche il Pescara, chiaramente. Andiamo avanti ora e scendiamo in Serie C. Torna la vittoria del Teramo, che tra le mura amiche regola per 2-0 il Bisceglie con i gol di Bombaggi e Arrigoni. Manca solo la matematica, ma la qualificazione alla post-season è ormai una certezza. Il servizio di Ania Cantagalli. Il Teramo fa un passo decisivo verso i playoff, battendo al Bonolis il Bisceglie 2-0 in una gara che i biancorossi interpretano con lo spirito giusto dopo la sconfitta contro la Cavese. Senza Vitturini, Lasic, Diachite e Tentardini, quest'ultimo out per squalifica, Paci conferma Trasciani in difesa per far coppia centralmente con Soprano, mentre Piacentini va ad occupare la zona destra della retroguardia. Cappa è chiamato invece ad interpretare l'esterno basso sul versante opposto. In avanti però la sorpresa è la prima chiamata da titolare per Chiere Mateng, preferito a Pinzauti per far coppia con Bombaggi. Nel Bisceglie torna invece titolare Cittadino dopo 6 gare di assenza, con Rocco e Makotà interpreti avanzati del 4-4-2. Il Bisceglie non inizia male la gara e dal sesto chiama già alla parata Lewandowski. I nerazzurri ripartono velocemente dopo una punizione dei biancorossi. Cittadino lascia Sartore, che però trova pronto l'estremo biancorosso. Il gol arriva, ma a segnare il Teramo. Due minuti più tardi, infatti, Costa Ferreira tocca di prima per Ilari, tornato in campo dopo due gare trascorse in panchina, che serve a Bombaggi e col mancino l'attaccante firma l'ottava rete stagionale ed il vantaggio del Diavolo. Passano pochi minuti ed i biancorossi vanno vicini al raddoppio. Costa Ferreira al 15esimo riceve da Chiere Mateng, prende la mira ma trova il palo più lontano a negargli la rete. Sul proseguo dell'azione Arrigoni dalla distanza chiama in causa Spurio, che si salva in qualche modo in calcio d'angolo. Il Bisceglie non si arrocca in difesa ma prova soprattutto con gli esterni a costruire situazioni pericolose che la retroguardia biancorossa riesce a sbrogliare. Al 44esimo il contatto in aria tra Piacentini e Mansur scatena le proteste del Bisceglie. Gli animi si scaldano ed il direttore di gara mostra il rosso ad un elemento per parte delle due panchine, tra cui il DS Sandro Federico. Il secondo tempo è anche più vivace della prima frazione. Maimone ci prova subito dalla distanza, non trovando lo specchio della porta, ma è Santoro il vero protagonista. Il centrocampista del Diavolo scende prima sulla destra per servire un cross a Bombaggi, che l'attaccante impatta alto. Al terzo è Costa Ferreira a provarci in aria, non trovando però la mira giusta. Al quarto Santoro va invece a sinistra, mette in mezzo ed il pallone, dopo un tentativo di Bombaggi, arriva di Lari, a cui Spurio in qualche modo dice di no. Un minuto dopo Santoro ci mette ancora una volta lo zampino, Sartore prova in qualche modo a fermarlo, ma lo fa in maniera fallosa secondo il direttore di gara, che accorda il calcio di rigore a favore del Diavolo. Dal dischetto va il capitano Arrigoni, che spiazza l'estremo ospite e porta i biancorossi sul 2-0, che sarà poi anche il risultato finale.
Il Bisceglie però non rinuncia a provarci. Al nono girone, direttamente da calcio di punizione sul lato corto, impegna Lewandowski, che non si fa sorprendere sul primo palo. Al tredicesimo Sartori invita Makota, che di testa però non trova lo specchio. Il Teramo replica con Bombagi, il cui tentativo dalla distanza però finisce fuori non di molto. I nerazzurri premono ancora al quattordicesimo. Lewandowski vede rimpallare un pallone a due passi, ma in qualche modo la retroguardia riesce a salvarsi. L'occasione più nitida per gli ospiti arriva al 17esimo. Prima Mansur e poi Makota hanno le chance migliori per riaprire la contesa ed il Teramo ringrazia la scarsa vena soprattutto dell'attaccante, che a due passi dalla porta non trova lo specchio. Al 22esimo Mansur chiama Lewandowski in causa per l'ultima parata di giornata, mentre Bombagi al 29esimo firma l'ultima opportunità del Teramo con deviazione sospetta in aria da parte di Vona. Prima della fine Arrigoni lascia il campo per uno scontro di gioco dolorante al piede sinistro per una distorsione alla caviglia e sarà da capire se riuscirà ad essere a disposizione domenica prossima per la trasferta di Avellino, dove mancheranno sicuramente già Ilari e Santoro in diffida ed ammoniti. La giornata numero 27 di campionato in Serie D non cambia, le gerarchie in vetta con tre pareggi per le prime 5 della classe. Passo simile con la capolista a campo basso, che il nuovo Romagnoli non va oltre lo 0-0 contro l'Ovastese. La formazione di Fulvio D'Adderio resiste all'11 di Cudini e strappa un punto in attesa dei recuperi che partono già da questa settimana, visto che il campionato per un po' si ferma. Aragonesi, che nel primo tempo vanno vicino al gol con Di Prisco, devono rinunciare a Leandro Martinez per infortunio e tremano sulla sgroppata nella ripresa di Cogliati, che serve Esposito, ma è miracoloso Boccanera a dirgli di no. Vastese, che torna in campo sabato per il recupero del match contro l'Aprilia della quinta giornata di ritorno. Quello che abbiamo fatto oggi lo faremo anche col notaresco e quindi noi faremo il nostro dovere. Io dico sempre una frase: dove sono stato da calciatore e da allenatore, non mi sono preso mai rivincite, sempre soddisfazioni. Ma perché questo? Perché le rivincite se le prendono sempre i perdenti, quelli che ci hanno sempre da dimostrare dopo. Io qui sono stato benissimo, è la mia gente e sono orgoglioso di essere murisano. All'ultimo respiro il notaresco strappa un pareggio insperato sul campo del Matese grazie a Gallo e resta in scia la prima in classifica. L'impegno era di quelli complicati e il rigore di Galesio per il fallo rilevato dall'arbitro di Acquadro su Adusa rischiava di far fermare la striscia dei risultati positivi della formazione di Epifani. Un 1-1 a cui il notaresco si era avvicinato in precedenza, ma lo spunto del centrale è stato quello decisivo. È stata una partita, come hai detto, su un campo molto difficile contro una squadra che sta facendo grandi cose, perché viene da 16, oggi era il 16esimo risultato consecutivo, quindi lo sapevamo. E dispiacere è che il primo tempo potevamo fare di più noi, e dovevamo essere più veloci nell'entrare nelle linee loro e gli abbiamo prestato un po' il fianco con alcune ripartenze, alcune palle sopra. Poi il secondo tempo, specialmente nell'ultima mezz'ora, abbiamo fatto quello che sappiamo fare e è venuta fuori un po' la forza di questa squadra. Pari pirotecnico invece a Castelnuovo nella sfida playoff tra i padroni di casa e la Cinzia Albalonga, e dire che i neroverdi a 17 minuti dalla fine erano sotto 0-3 per effetto dei gol di D'Agostino, doppietta e Cardillo, girata al volo su assist proprio di D'Agostino. Nell'11 di Guido Di Fabio però sale in cattedra Manari, che segna la rete dell'1-3, serve De Giglio per il 2-3 e al 94esimo la testata di Cellucci regala la parità ai padroni di casa e un terzo posto in classifica ancora possibile. Stiamo vivendo un momento non felicissimo, capito? In queste partite, in tante occasioni, gli episodi hanno fatto la differenza. Oggi
per quello che è successo in campo poteva ammazzare anche un toro. Noi, nonostante tutte le difficoltà, tra errori nostri, errori arbitrali, un po' di tutto, ci siamo messi lì a crederci fino alla fine. Devo dire che questi ragazzi sono stati veramente fantastici, a dimostrazione di quello che penso io di loro. Il successo più importante della giornata però è quello della Giulianova, che nello scontro diretto del Capo I Prati di Fiuggi batte seccamente i laziali 2-0 grazie alla doppietta di Paudice, 2 gol nel primo tempo e la sensazione, col recupero anche di Demoleone in difesa, di una squadra ormai totalmente conscia delle proprie potenzialità. Quest'ultimo periodo lo ha sempre dimostrato in tutte le, anche domenica, pur perdendo a Rieti. Noi oggi più che vincere non potevamo, insomma, più che fare 3 punti non potevamo, ma indipendentemente dalle altre partite, indipendentemente anche dalla classifica, perché questa purtroppo quest'anno è una classifica virtuale. Per gli allenatori è importante, l'ho sempre detto, è importante sì cercare assieme alla squadra di raggiungere l'obiettivo, però l'altro obiettivo che si propone l'allenatore è anche quello di far crescere le individualità della sua squadra. La nostra è una squadra, lo vedete, no? Sempre molto giovane. 10 punti in 4 partite sono invece il bottino del Pineto, che sta risalendo velocemente la classifica. Lo fa grazie al successo interno contro i Rieti, alle marcature nel secondo tempo di Esposito e Minincleri, che fallisce un calcio di rigore ma si riscatta al minuto 64. Biancazzurri che dopo domani giocheranno contro il Matese, formazione molto insidiosa, ma Pomante sembra aver trovato la formula per riconsegnare al Pineto la posizione in classifica più consona. Nel secondo tempo siamo ripartiti alla grande, siamo andati in vantaggio, siamo stati bravi anche a raddoppiare. È normale poi, una volta che c'è stata l'espulsione, un po' di sofferenza ci sta, però c'è anche da dire che occasioni da parte del Rieti non ce ne sono state tante. Oggi penso che abbiamo dimostrato la nostra forza e la vittoria è strameritata. E con il sunto della giornata di Serie D appena trascorsa, curato dal nostro Jacopo Forcella, si chiude qui l'edizione delle 14 del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.